assoluto. Io faccio soltanto una brevissima premessa, l'ennesima iniziativa della VL, iniziativa che vuole essere A, ringraziamento dei nostri consorziati, B, un'idea così un po' simpatica per vedere i nostri balli giocatori, e non ultimo, ma potrebbe andare in primis, l'idea di raccogliere qualche fondo e destinarlo in beneficenza, cosa che ancora dobbiamo decidere a chi sarà devoluto il ricavato della vendita di questo calendario. Dopodiché lascio a Simona, perché è lei l'autrice in prima persona di tutto, e quindi credo che è una cosa molto simpatica e carina, fatta molto bene, quindi i meriti vanno a lei e a chi ha lavorato su questa idea, che chiaramente da oggi verrà messo in vendita. Da Prodi e basta? Da Prodi. No. In anteprima oggi da Prodi. Sarà venduto chiaramente a Palazzetto e in diverse edicole della città, poi magari faremo due righe di quando le avremo tutte ben elencate, vi manderemo magari l'elenco di queste edicole qua. Bene, a lei. Ha detto tutto. Vabbè, al di là che ovviamente l'idea di fare un calendario per un club non è che sia l'evento del secolo, quindi è una cosa unica, la cosa simpatica. Secondo me è stato sì coinvolgere le aziende, perché giustamente vanno gratificate in ogni modo, e questo è un modo di dare una visibilità un po' più dinamica e un po' anche, diciamo così, ironica, coinvolgendo i giocatori nelle proprie attività, cioè, e allo stesso tempo dare un'idea ai giocatori di che cosa fanno le aziende che supportano il club e che fondamentalmente permettono a loro di riconoscere. Grazie.